ti è mai capitato di provare quella sensazione? Lo scenario intorno a te cambia. Si muovono le nuvole. Si alternano le stagioni e tu sei lì a chiederti: cosa ci faccio qui? Ti prende una gran voglia di partire, di metterti diversamente in viaggio, alla scoperta di luoghi nascosti, sperduti, in giro per il mondo e dentro di te. Qualcuno ha detto che non sono le persone a fare i viaggi, ma i viaggi a fare le persone. Sarà vero? Ogni passo conduce da qualche parte. Potresti ritrovarti anche sull'Alta Via dei Monti Liguri, un tragitto di oltre 400 km che attraversa l'arco sovrastante la Liguria. Da Ceparana a Ventimiglia, dove gli Appennini si incontrano con le Alpi. Quando parti, non sai mai cosa potrebbe capitarti. Ma se tieni un diario delle tue avventure, potrai conservarle al sicuro e magari condividerle. Il treno viaggia spedito verso il Levante Ligure. È una limpida mattina di maggio e giustamente qualcuno ne approfitta per fare un pisolino. Sarebbe bello visitare le Cinque Terre, come farà probabilmente questa turista tedesca. Ma la mia meta è un'altra. Arrivato alla Spezia, prendo il bus per Ceparana. Da lì inizia il viaggio a piedi sull'Alta Via dei Monti Liguri. L'itinerario di oggi parte da Ceparana, costeggia Bolano raggiungendo Valico dei Solini. Si prosegue verso Passo dell'Alpicella, dopo il quale si sale alle pendici del Monte Cornoviglio fino ad arrivare a Valico dei Casoni. Mi metto in marcia. Il sentiero è piacevolmente ombreggiato da querce e circondato da paesaggi stupendi, colmi di colori rasserenanti. Percorrendo l'Alta Via, da Levante a Ponente, si ha il vantaggio di iniziare le giornate con il sole alle spalle e di godersi i tramonti senza voltarsi. Dopo un po' di cammino, ecco un parco. Si sta davvero bene. Ma perché qualcuno vorrebbe affrontare questo tipo di viaggio in solitaria? Ci sono diversi motivi. Tra questi la possibilità di andare al proprio ritmo e di essere più a contatto con se stessi. Anche se sono trascorse solo poche ore, l'atmosfera è già cambiata. C'è un'aria diversa. Lo sguardo viaggia libero, fino alla costa, fino alla Toscana, fino a incontrare luoghi insoliti, come questo bosco, nel cuore del quale è situata una cappellina in pietra. Poco più avanti, una fonte d'acqua. È molto buona. E non è la sola, proseguendo verso il Monte Cornoviglio. I paesaggi diventano sempre più maestosi. È un buon momento per far merenda e godersi il panorama. In un abbraccio. Tra i monti e il mare. Basta alzare lo sguardo per essere accolti da un cielo leggero, terso. La strada prosegue in mezzo a prati verdissimi fino a Valico dei Casoni, dove passerò la notte presso la trattoria albergo dei cacciatori. È calata la sera, ho cenato qua dal rifugio dei cacciatori. Ho mangiato veramente bene. Qui ho incontrato persone genuine, simpatiche, compresa una donna francese sulla cinquantina diretta verso Assisi. Per domani le previsioni non sono buone. Meglio ricaricare le energie. La mattina seguente piovigina. È tempo di coprirsi. Il cammino riprende in direzione del Passo del Rastello, attraversando Foce del Termine e il Monte Fiorito.
Superato il Rastello, si sale sul Montantessio, poi sul Cissò, fino a raggiungere Foce di Adelano, nei pressi del Passo Calzavitello. Pochi passi e incrocio alcuni simpatici francesi, anche loro in viaggio verso Assisi. Ma perché sulle strade di montagna o di campagna ci salutiamo tutti? Un po' più avanti, ecco i primi mammiferi non umani di questo viaggio. C'è un concerto! Cerco anche di socializzare in qualche modo. Ciao! Senza particolare successo. Nei pressi del Passo del Rastello si trova un complesso monumentale dedicato ai partigiani caduti. Raggiungerlo è un'emozione forte. Fa pensare ai combattimenti su questi monti, dove le province di La Spezia, Massa Carrara e Parma si incontrano. Ancora un paio di curve ed ecco il villaggio del Rastrello, dove è possibile rifornirsi di acqua. Tra l'altro, non è chiaro se il passo si chiami Rastrello o Rastello, ma non stiamo troppo a formalizzarci. Primo tratto, bello tosto. Forse qualcuno mi sta osservando. Area video sorvegliata. Il bosco è stupendo. Sembra che il sentiero faccia da spartiacque tra i colori. E ci sono formicai che pullulano di vita. Un bel gregge di capre riposa all'ombra degli alberi. Non è incustodito. In un batter d'occhio spuntano 6 cani da pastore. Grazie. Energicamente invitano a non avvicinarsi troppo. Raggiungo poi un cartello che già conoscevo. 2 anni prima, proprio qui, mi ero perso, non riuscendo a capire bene la direzione giusta da seguire. Ero partito bello carico. Mi ero appena laureato e volevo viaggiare, staccare dal mondo. Ma ero anche impreparato. Presi la deviazione sbagliata, ritrovandomi in mezzo a una gola, dove mi accampai per la notte per poi riuscirne il giorno seguente con qualche graffio. Abbandonando l'idea del viaggio. Solo momentaneamente. La parte giusta da cui scendere è alle mie spalle. Adesso questo punto è segnalato molto bene. Wow! Ho migliorato il risultato dell'ultimo tentativo. Chissà dove arriverò. La pioggia intanto si fa più fitta. Non a caso spunta questo cartello. Fortunatamente mi imbatto in una tettoia, dove ne approfitto per cambiarmi e preparare qualcosa all'asciutto. Ho controllato le previsioni, ma non sono buone per oggi. È prevista pioggia fino alle 23 e anche oltre, con precipitazioni molto abbondanti. Mangiare qualcosa di caldo in questo momento è pura gioia. O magari gli ingredienti, meglio leggerli dopo. Proseguire con l'attuale situazione climatica è impensabile. Fortunatamente trovo accoglienza presso l'agriturismo La Vecchia Cascina, dove sono stato benissimo. L'indomani il meteo è decisamente migliorato. I segni del temporale della scorsa notte sono evidenti. Il cielo si presenta leggermente nuvoloso. Per ora. Dal Passo Calzavitello si sale verso il Monte Gottero con la possibilità di raggiungere la sua vetta o di prendere una strada più dolce, verso Passo del Lupo. L'itinerario prosegue poi fino al Passo di Cento Croci. Alcuni tratti del sentiero sono letteralmente invasi da ruscelli nel pieno del loro vigore. Bisogna fare attenzione a dove si mettono i piedi o si rischia di fare un bagno molto rinfrescante. Il bosco è colmo di grandi faggi. Può addirittura venirti voglia di abbracciarne uno. Proseguendo si arriva al bivio per salire in cima al Gottero o per andare direttamente verso Passo della Cappelletta. Scelgo la prima opzione. Il panorama è da restare senza parole.
spazia dalla Toscana fino a monti lontanissimi. Purtroppo il tempo a disposizione per restare in vetta è poco. Un minaccioso temporale si sta avvicinando. Inizio allora la discesa verso Passo della Cappelletta, dove guarda caso si trova proprio una cappelletta. Il suo interno offre riparo dal vento. Mangio e mi concedo un po' di relax, prima di riprendere il cammino in mezzo a pascoli meravigliosi. L'atmosfera cambia una volta raggiunto un boschetto di abeti. A qualcosa di sinistro ci sono anche degli occhiali abbandonati. Poco più avanti si giunge al passo di Cento Croci, dove un monumento ricorda i partigiani caduti. Proseguo ancora per una ventina di minuti e cerco un posto per preparare il mio bivacco. Mentre montavo la tenda pensavo: ma chi me l'ha fatto fare? E anche oggi, mentre camminavo, c'è stato qualche momento in cui le ginocchia mi davano un po' di dolore e veramente mi sono chiesto perché lo stessi facendo. Ma forse in realtà non lo so neanche io bene fino in fondo perché lo sto facendo. Però secondo me c'è un motivo valido, anche se non sono sicuro al 100% di quale sia. Effettivamente fa freddino. E quindi mi sono preparato per la notte così. Giusto il tempo di smontare la tenda e piove. Ma non mi abbatto! Dal passo di Cento Croci, il cammino riprende verso Passo Chiapparino fino a raggiungere Colla Craiolo, dove inizia la salita sul Monte Prato Pinello e sul Monte Zatta. Si scende poi al Passo del Bocco, dove è situato il rifugio Antonio Devoto. L'ambiente circostante è popolato da molti caprioli e cinghiali, però è difficile riuscire a filmarli. Scappano sempre troppo velocemente. Lungo questi sentieri trovi posti sorprendenti, come questo luogo, del quale non so il nome, ma sembra proprio un'oasi. Ci sono acqua, prati verdissimi, addirittura alcune sedie e intorno mucche che si godono il loro spazio in tutta tranquillità. Poco dopo, improvvisamente, inizia a piovere. Uno scroscio d'acqua che dura mezz'ora abbondante. È arrivata talmente forte che l'ho presa lo stesso. Devo ringraziare questi due alberi qua. Per ora sembra essere passato. Mi cambio e in parte mi asciugo, grazie anche al sole che ogni tanto fa capolino. Da Colla Craiolo comincia la salita verso il Monte Zatta. Inizialmente manco il sentiero esatto. Ma in genere, se non incontri la segnaletica dell'alta via per più di 200 metri, c'è qualcosa che non va. Di qua è giusto. La salita è abbastanza faticosa, ma sulla vetta del Monte Prato Pinello mi aspetta una sorpresa. L'arcobaleno più bello che io abbia mai visto. Eppure la segnaletica si mette a sorridere. La vista è fantastica. Mare, monti, nuvole, cielo azzurro, rocce scolpite in modo spettacolare. Potersi immergere completamente in questa atmosfera non ha prezzo. Scendendo in mezzo ai fiori verso il Passo del Bocco, si raggiunge infine il rifugio Antonio Devoto, dove cenerò
e passerò la notte. Meno male che ho dormito in rifugio. Ieri sera avevo un mal di testa, ma oggi mi sento in forma. Dal rifugio devoto, il viaggio riprende su strada asfaltata verso Passo del Giffi. Procede sul panoramico passo della Scaletta fino a raggiungere la località Pratomollo. Qui si trova il rifugio Monte Aiona, attualmente chiuso, ma dotato di un locale di emergenza. È il quinto giorno di cammino. In effetti, a giudicare dalle immagini, può sembrare tutto abbastanza semplice. In realtà ci sono anche fatica, sudore e alcuni ritardi sulla tabella di marcia. Ma fa tutto parte dell'avventura. Approcciando il passo della Scaletta si sale in mezzo alle rocce. La nebbiolina sembra quasi sfiorarle, prima di correre nel cielo. I boschi circostanti sono colorati, rassicuranti, animati dal suono dei ruscelli e dei passi sulle foglie. Ad un tratto arriva la grandine, ma poca roba, la quantità giusta da mettere come ghiaccio in un drink. Forse qualcuno ha capito questa citazione. È tratta da una mia canzone in lingua ligure intitolata Bello come un su. Avvicinandosi alla località Pratomollo, il suolo diventa mano a mano più morbido e ricco di acqua. Sulla sommità del grande prato si staglia il massiccio rifugio Monte Aiona, vicino al quale è presente anche un getto d'acqua, credo non potabile. Il locale invernale di emergenza è presentato da questa scritta sulla porta. Diamo un'occhiata. Vabbè, finché è chiaro, meglio farsi un giro per il prato mollo. Ed ecco un bel capriolo. Un rapido ma intenso scambio di sguardi, poi decide di spostarsi. Non si sa mai coi foresti. Dopo aver dato una sistemata al locale di emergenza, abbozzo una sorta di lettino con sopra il cartello Benvenuti. Sto ufficialmente preparando la cena nella mia stanza. Pronti per il test? Si può fare un lumino con l'olio avanzato dal tonno in scatoletta? Dopo vari tentativi, la risposta è sì. La nottata non è andata benissimo. Ho dormito poco e male, ma già prima delle 6 riprendo il viaggio. Dopo aver raggiunto la vetta del Monte Aiona da Pratomollo, l'idea è di continuare verso il Passo delle Lame, superare Passo della Forcella, salire in vetta al Monte Ramaceto e valutare dove fermarsi in base all'orario. Il sole sta sorgendo. Cielo limpido. Aria fresca. Luce che inonda i prati. Riscalda le valli. Colora il mare in lontananza. Sulla vetta del Monte Aiona sembra di entrare in un quadro. È una sensazione di meraviglia e di pace di fronte alla maestosità davanti ai miei occhi. Scendendo i paesaggi sono variegati. Ci sono anche alcuni segnavia del percorso che dalla Francia va fino ad Assisi. Almeno credo. Il sentiero si snoda tra boschi, tratti panoramici e diversi passi, dove quasi sempre c'è un monumento ai caduti o una cappellina. Cioè, incredibile, poco fa ho incontrato una che mi conosceva. È piccola la Liguria. La salita è un po' faticosa, ma ogni goccia di sudore è ripagata.
Raggiunta la cappelletta del Ramaceto, si può scorgere una statua della Madonna su una roccia. Ammiro il contrasto tra il colore della statua e la brillantezza del cielo e del mare che si incontrano con i monti. Che bello concedersi un po' di relax quassù. Ma si è fatto tardi. Non c'è abbastanza tempo per raggiungere Barba Gelata. L'opzione migliore è scendere all'Orsica. Questa è l'indicazione di Fentarola Sud, suppongo. Mi dirigo verso questo bellissimo paesino. Passo la notte presso l'agriturismo Il Sogno, dove l'accoglienza è stata proprio da sogno. Invece di riprendere immediatamente il sentiero che porta all'Alta Via, decido di visitare l'Orsica. Seduto nel piazzale della chiesa, noto qualcosa su una gamba. Una zecca! Guardo meglio, controllo, ne trovo altre 5. Preso dal nervosismo le tolgo, ma non posso controllare tutto il mio corpo. Dovrei farmi vedere da un medico, ma dottori non ce ne sono neanche a Cicagna. Mi devo fermare. Dopo un mese il viaggio riprende da dove era stato interrotto. Questa volta con i pantaloni lunghi e qualche precauzione in più. Dall'Orsica si risale fino a intercettare l'Alta Via dei Monti Liguri. Proseguendo verso il Monte Pagliaro si raggiungono i passi di Pozzarelli e della Scoglina, per poi arrivare infine a Barba Gelata. Fa caldo. Sono circa le 2. Non è l'orario ideale per risalire bruscamente sull'Alta Via. Ma quando sei motivato e carico di energie, nulla può fermarti. Dopo una discreta sudata, ecco nuovamente la segnaletica bianco-rossa con la scritta AV. È un tratto molto selvaggio. Si ha l'impressione di entrare in un altro mondo. In certi punti la vegetazione copre quasi del tutto il sentiero. Dopo diverse ore di cammino, il passo della Scoglina, punto d'incontro tra le valli Fontana Buona, Aveto e Trebbia. Da qui c'è ancora un po' da camminare fino a Barba Gelata, dove arrivo verso le 8:30. Dovevo essere nel rifugio, e invece eccomi dove sono. Una tenda nel campo da calcio e pallavolo. Era pieno, nonostante io abbia provato a contattare la titolare nei giorni scorsi e niente, mi ha mandato via senza neanche chiedermi se avessi un posto dove dormire. Però poi ho parlato con dei signori e mi hanno detto: guarda, il campo da calcio è vicino l'acqua e comunque è recintato, quindi sei anche più sicuro. E poi è piano, quindi benissimo. Adesso me ne vado a dormire dopo questa giornata intensa, veramente. Non pensavo così tanto. Il giorno seguente, nel campo da calcio di Barba Gelata, studio la mappa per capire il percorso da seguire. L'itinerario riprende verso Sella della Giassina, dopo la quale si raggiunge il passo della Scoffera. Superate le pendici del Monte Candelozzo, si prosegue verso Gola di Sisa, fino a scendere al Colle di Creto. Il numero di telefono del rifugio non era lo stesso riportato sul sito dell'Alta Via. Forse anche questo ha determinato qualche problema di comunicazione. Il viaggio prosegue, tra sorprese e scoperte. Ad ogni passo incontri qualcosa di nuovo. Immagazzini immagini, suoni, odori. I sensi sono sempre al lavoro. I pensieri sono più distesi. Soprattutto se c'è tanto da camminare. Finché non raggiungi la meta, non sai mai di preciso quanto ci metti. Al passo della Scoffera è possibile rifocillarsi e reidratarsi. Poi il sentiero risale in modo molto ripido. Dopo il pasto, sdraiarsi sotto gli alberi per una dormita è una forte tentazione. C'è un'atmosfera silenziosa e piacevole che ti avvolge. Ti permette di allentare la tensione sul viso,
abbassa i livelli di stress. E la fatica, in un certo senso, sembra purificarti. Ancora un po' di cammino su strada asfaltata e si arriva al Colle di Creto. Presa la deviazione sulla destra, raggiungo l'albergo-ristorante Locanda dei Cacciatori. Quando mi trovo davanti un piatto di lasagne al pesto, quasi mi commuovo. La mattina seguente splende un bel sole. Durante il cammino ti accorgi come anche queste piccole cose abbiano un grande valore. Dal Colle di Creto, il viaggio prosegue in direzione Crocetta d'Orero, giungendo successivamente al Santuario della Vittoria e al Passo dei Giovi. Andando avanti, si supera il Passo della Bocchetta per poi transitare sotto il Monte Leco e il Monte Taccone. La tappa termina al Bric di Guana, presso il quale è presente un osservatorio naturalistico con un piccolo locale dove è possibile trovare riparo. A Crocetta d'Orero faccio una breve pausa. Mi ricarico di acqua e tolgo le scarpe per dare un po' di respiro ai piedi, che rischiano la cottura. Raggiunto il Santuario della Vittoria, sembra di tornare alla civiltà. La chiesa a quest'ora non è visitabile, ma c'è una lastra di marmo affissa sulla sua parete frontale. È scritta mezza in genovese, mezza in italiano. Narra la vittoria del 1625 dei genovesi nei confronti dei franco-piemontesi. Proseguendo verso la bocchetta, si incontra questa ghiacciaia, o giassea, pedilu in zeneise. Ancora qualche passo e incontro i miei genitori saliti da Campo Morone per vedere se sto bene. Ciao! Oh. Chi l'altra figlia? Ti ha convinto? Le parole di mia madre sono eloquenti. Effettuato il rifornimento di cibo, acqua e raccomandazioni, riprende la salita verso il Monte Leco. Sono sui monti che ammiravo fin da piccolo. Si vede tutta la Valpolcevera. Il monte della Cava di Cravasco, completamente squarciato. Il Monte Tobbio in lontananza, riconoscibile dalla cappellina sulla sua sommità. Il corpo è un po' indolenzito. Ogni tanto qualche pausa ci vuole. Proprio quando le forze sembrano finite, trovo questa immagine davanti ai miei occhi. Sotto si scorge anche uno dei laghi del Gorzente. L'osservatorio naturalistico ormai è vicino. Da lì si vede anche Campo Morone, il paese dove sono cresciuto. Il riparo offerto dal locale è semplice, pulito e funzionale. Mi sistemo al suo interno per godermi il meritato riposo. La notte è trascorsa bene. Il mattino inizia così. La giornata si preannuncia impegnativa. Il viaggio riparte dal Bric di Guana in direzione Colla di Praglia per proseguire verso Colla Gandolfi e scendere al Passo del Turchino. Da lì, seguendo la strada che passa sotto Forte Geremia, si raggiunge il Passo del Faiallo. Purtroppo la sorgente poco sotto l'osservatorio è a secco. Questa non ci voleva. Ma certi imprevisti bisogna essere pronti ad affrontarli. Conosco bene questi luoghi. Amo camminare da queste parti nel tempo libero e raggiungere Punta Martin.
Presa la deviazione verso il Turchino, scorgo una piccola sorgente dalla quale sgorga un filo d'acqua. Lo prendo come un buon segno. Giunto al passo però non trovo fonti. Un signore suggerisce di scendere per qualche centinaio di metri fino a una torretta dell'elettricità in direzione di Masone. Comunque devo proprio ringraziare questo trocolo, perché ci voleva. Qua era acqua buona, fresca. Devo ringraziare il signore che me l'ha indicato e quelli della casa che permettono di utilizzarlo. Superate le alture di Masone, la strada passa sotto Forte Geremia, imponente fortezza militare utilizzata fino alla Seconda Guerra Mondiale. Sembra di essere in uno di quei film in cui il protagonista cerca di raggiungere un luogo sperduto, tipo Shining. In realtà è tutto vero. Visibilità scarsissima. Tanto vento e anche un po' di pioggia. Ma sono motivato a raggiungere la meta. Anche perché non ci sono molte alternative. Ad un tratto, qualcosa di completamente inaspettato. Una portiera di una macchina abbandonata sul ciglio della strada. È un segnale che non manca molto. Yeah! Ce l'ho fatta! Ho raggiunto il faiallo. Ancora qualche passo ed ecco l'albergo-ristorante La Nuvola sul Mare, dove mi ristoro alla grande. La mattina seguente si presenta più o meno come la precedente. Il percorso procede verso Passo Vaccaria. Superato il ricovero Cima del Pozzo, si raggiunge la località Prato Rotondo, per poi salire sulla vetta del Monte Beigua. Attraversata la costa del Giancardo, si arriva al Colle del Giovo. Purtroppo non è possibile vedere molto del paesaggio a causa della nebbia. Un buon motivo per tornare prima o poi a fare questa escursione. E se anche quel giorno dovesse esserci questo clima, beh, potremmo fermarci in questo piccolo ricovero. All'improvviso un temporale decide che è il momento di lavare il sentiero e chi lo percorre. Trovo riparo al rifugio Prato Rotondo, dove cambio i vestiti zuppi. Passato il temporale, il paesaggio si mostra in tutta la sua bellezza. Avvicinandosi alla cima del monte, si incontrano diverse antenne e questa strana chiesetta. Superato il rifugio Monte Beigua, si trova anche questa mega croce. Adesso finalmente splende il sole, quello vero, che ti riscalda e ti rigenera. Scendendo verso il Colle del Giovo, si possono ammirare gli incontaminati boschi della costa del Giancardo. Qua mi devo fermare un attimo. Senti il respiro del bosco. Spettacolare. Raggiunto il Giovo, ancora pochi passi e si arriva all'albergo Ligure, meta finale di questa tappa. Lasciato alle spalle l'albergo, il viaggio riprende salendo in direzione del ristoro Mögge e del rifugio Cascina Miera. Da qui, attraversando parte della riserva della Delasia, raggiungerò San Pietro, dove si trova anche la stazione ferroviaria di Ferrania. A pensarci bene,
sto tralasciando alcuni particolari di sopravvivenza. Credo proprio che farò un breve video con dei consigli di viaggio basati sulla mia esperienza. Il sentiero attraversa boschi variopinti e alcuni parchi eolici, fino ad arrivare al ristoro, che però è chiuso. Poco prima di arrivare a Cascinamiera, potresti incontrare una torretta in legno. Probabilmente la curiosità ti spingerà a salirci. Cascinamiera è un luogo ameno, in mezzo al verde. Il responsabile è molto gentile e simpatico. Con piacere parliamo un po'. Mi consiglia di tagliare un pezzo di sentiero, scendendo un breve tratto su strada asfaltata e poi girando a destra. Scelgo il bivio sbagliato, in un luogo denominato l'Uomo Morto, ma proseguo. Eh sì, ce l'ho fatta! Ho ribeccato l'alta via. Siamo nel cuore della riserva dell'Adelasia. Che posto! Il sentiero sbuca in piena campagna. Affretto il passo e riesco a raggiungere la stazione di Ferragna in tempo per scoprire che dovrò aspettare il treno ancora 40 minuti, a causa di un ritardo. Non avrei mica pensato che fosse finita qui. Dopo alcune settimane riprende la traversata. Si riparte da Ferragna in direzione del Colle di Cadibona. Si sale sul Monte Baraccone, si oltrepassano Colle del Termine e Colla San Giacomo, fino a raggiungere il vivaio rifugio Pian dei Corsi. Che stile questi sandali! Eppure il gatto mi guarda strano. Oh. E il cane un po' si arrabbia. Sto solo cercando di capire dove devo andare. Per andare verso il Colle di Cadibona, non sa. Ok, era giusto. Finalmente, ecco i famigerati carrelli volanti visibili anche dall'autostrada nei pressi di Savona. E poi un altro incontro con un bel capriolo. In questo periodo dell'anno, il bosco dona alcuni dei suoi frutti. Ci sono molte more, e ogni tanto è piacevole fermarsi davanti a qualche cespuglio per uno spuntino ricco di antiossidanti. Questa parte non è che sia segnata benissimo. Ok, era giusto. Vedere alcune fonti quasi a secco fa pensare. Quanto è preziosa l'acqua. È una di quelle riflessioni spontanee suscitate da questo viaggio. In mezzo alla natura realizzi che bastano poche cose per vivere. Ti disintossichi da stress, lavoro, social, paranoie sul successo. Capisci appieno che non serve chissà cosa per essere felici. Quando fai una sosta, puoi rigenerarti, ascoltare i boschi e percepire la loro vitalità e la tua. Arrivando a Colla San Giacomo, diventa chiaro che tutte le strade portano a... Orco Feglino? Invece, il sentiero porta alla base NATO. Un'ex base militare quassù. Chi se l'aspettava? Al suo interno ci sono graffiti realizzati con grande abilità. È un po' strano trovarli qui, tra una pala eolica e l'altra. Welcome to base NATO. Godendo ancora un po' del fresco di questi boschi, scendo infine al vivaio rifugio Pian dei Corsi.
La mia esperienza in questo rifugio è stata ottima. Ho avuto anche l'occasione di conoscere degli altri ragazzi molto simpatici, anche loro sull'alta via. Che dire? Benissimo. Il cammino riprende verso il colle di Melogno. Prosegue fino al gioco di Giustenice, per poi salire sul Monte Carmo e raggiungere la baita situata poco sotto la sua vetta. Pochi passi e si arriva alla chiesetta della Madonna della Neve, dove è presente anche una fonte di acqua potabile. Appena oltre il colle di Melogno, un'altra chiesetta. Tra madonne, cappelline, croci sulle vette, sembra un po' un tour religioso. Non è così. Però ognuno di questi luoghi ha qualche motivo di interesse. E qui ho fatto amicizia con una coppia di nonni e il loro nipotino. Abbiamo pranzato insieme. Veramente dei personaggi. Entrando nella foresta della Barbottina, rimani subito colpito dai suoi faggi monumentali, imponenti e maestosi. Nonostante il clima incerto, prevale il sereno. È un buon momento per godersi il sole mentre scorrono le nubi. Prima dell'ascesa al Monte Carmo, all'inizio del sentiero, trovo questa tenda abbandonata. Forse qualcuno voleva alleggerirsi. In effetti la salita è abbastanza ripida. Dal sentiero delle scalette il paesaggio è spettacolare. Avvicinandosi alla vetta si possono vedere Pietra Ligure, Loano e Albenga, con davanti l'isola Gallinara. Inoltre, all'orizzonte, si riesce a distinguere chiaramente la Corsica. Poco più sotto si trova la baita del Carmo, dove è presente un ricovero per gli escursionisti. Ok, l'ho ritrovato. Qualche dubbio sulla deviazione del sentiero, ma raggiungo il rifugio nella sua meravigliosa posizione. Ciao. Com'è? Ci sono dei cavalli splendidi. Le loro sagome si stagliano davanti al mare. Sono convinto che anche loro si godano il panorama. Mentre il sole va altrove, tiro fuori l'armonica e provo a suonare qualcosa. La mattina il sole riempie di luce tutto l'ambiente. Si respira una sensazione di freschezza e libertà. La stessa libertà che traspare da questi cavalli mentre si muovono tranquilli nel loro habitat. Grazie veramente agli amici del Carmo. Un posto stupendo e curato con amore. L'itinerario di oggi scende al gioco di Toirano. Prosegue verso Rocca Barbena e il Colle Scravaion. Passa sotto il Brix Chenasso, giungendo nei pressi di Colle San Bernardo, per poi raggiungere Garessio. Improvvisamente inizia a piovere. Poi a grandinare. Vabbè, forse è meglio coprirsi. Andiamo. Dopo la grandine, un violento temporale. Fortunatamente mi imbatto in una casetta di legno dove corro a ripararmi. Provvidenziale.
piove con forte intensità per circa un'ora. Alcuni segnavia ambigui possono creare un po' di confusione. Sembrano cancellati, ma non sono cancellati. Ma proseguendo riesco a non perdermi, per questa volta. Passo accanto ad un prato dove tre cinghiali serenamente si nutrono. Avvertono una presenza estranea, ma non sembra che gli importi. Girando lo sguardo, un fantastico capriolo. Il sentiero passa dalla casa dell'arciprete. Più avanti è possibile fare una breve deviazione verso la sorgente Caroline. Arrivando a Garessio, vale proprio la pena di girare un po' per il paese. Ci sono anche negozi dove è possibile rifornirsi. Infine, mi siedo sotto al porticato della chiesa più grande. Aspetto gli amici, che domani faranno parte del viaggio insieme a me. In prima mattinata, siamo pronti per partire. Ci dirigiamo verso il Bocchino delle Meraviglie. Siamo giusti? Il sentiero sale verso la Fontana delle Meraviglie e poi sul Monte Galero. Prosegue verso Colle San Bartolomeo di Ormea, raggiungendo in seguito la cima del Monte Armetta e infine il rifugio Pian dell'Arma. Pochi passi e già scattano le risate. Il tempo che trascorriamo da soli può permetterci di apprezzare ancora di più la compagnia degli amici veri. C'è un bel po' da salire, ma laggiù... Mia Corsica, mia Corsica! Ma è bella! La vedi? Ma non dici un cazzo! Non ci sono parole, è troppo bello! Andiamo lì e ci rifocilliamo! Siamo in vetta al Monte Galero. 1700 metri e un panorama che lascia senza fiato. La discesa dall'altro lato ha qualche breve tratto un pochino esposto, ma lo scenario è magnifico. Il tempo scorre mentre dialoghiamo, ci divertiamo e facciamo diversi incontri. Mi carica? Che tempo ci possiamo passare? Possiamo passare, bella. Grazie mille. Tranquillo, ma non sono venuto a darvi là. No. Grazie ragazze. Ciao. Che bellissime le mani. No, dai, non ti rifugiare così, dai. Ora, non per gasarmi, però ho finalmente iniziato a dialogare bene con gli animali. O era solo una mucca gentile? I miei amici Fra e Taba decidono di scendere ad Ormea. Ci salutiamo. Proseguendo verso il Monte Armetta, la strada riprende a salire. Sulla sua sommità, altro panorama stupendo. In effetti, la descrizione di questi paesaggi può suonare un po' ripetitiva, ma sono così maestosi ed emozionanti che è difficile a volte trovare gli aggettivi giusti. La
la discesa verso Pian dell'Arma è profumata dalla presenza di lavanda e caratterizzata da un incontro insolito con questo pulmino. È già abbastanza tardi, ma ecco il rifugio e non è ancora buio. Che fame! Il giorno seguente si riparte, ma questa volta c'è da percorrere solo un breve tratto fino a Col di Nava. Dopo pochi passi, attraversa la strada questa bella pernice rossa. Ho chiesto a un amico quale animale fosse. Grazie, Edo. È piacevole camminare in questi boschi fino a Col di Nava, dove facciamo l'autostop. Troviamo un passaggio fino ad Imperia in soli 30 secondi. Dopo un paio di settimane sono di nuovo qui da solo per completare l'Alta Via. L'itinerario sale a Colla dei Boschetti. Oltrepassa San Bernardo di Mendatica, si inerpica verso Cima Garlenda e il Monte Fronté, deviando poi verso il rifugio Sanremo Tino Gauzzi, in direzione del Monte Saccarello. Ma prima devo andare a prendere le chiavi del rifugio Sanremo presso Lino. Deve essere un ristorante e tabacchi. Chiavi ritirate. Da 900 metri si arriva oltre i 2000. Si raggiunge uno dei forti di Nava. La sua posizione domina tutta la valle. Poi, strada sbagliata. Ok, qua c'è il mio errore. Sono andato su di qua. Invece, a quanto pare, si proseguiva di qua. Più avanti, una bella fonte d'acqua, con accanto un'edicola dedicata alla Madonna. Poi, come tante volte nella vita, arrivi a un bivio. Da un lato c'è scritto Alta Via, accanto c'è questo no. Boh. Probabilmente quella strada porta a Mendatica. Evito di scendere vicino al no e arrivo a San Bernardo. Rimango affascinato da questo fenomeno paranormale. Il paesaggio diventa sempre più alpino, compresi i suoi abitanti. La stanchezza inizia a farsi sentire maggiormente, ma il cammino prosegue fino a raggiungere il Monte Fronté. Sotto la sua cima, alcuni cavalli si nutrono, accarezzati da un bel venticello. Nel frattempo, il sole si avvia al tramonto. Ero quasi arrivato. Ho preso la deviazione sbagliata. Ora mi tocca ancora camminare più di un'ora al rifugio. La strada giusta passa a destra del Monte Fronté. Alcuni cani intanto mi tengono d'occhio. Sono veramente bravi. Sembra che il gregge si stia un po' spostando dalla strada. Man mano che mi avvicino, i cani in maniera molto organizzata spostano tutto il gregge a monte. Quando passo davanti a loro, il sentiero è libero. L'ultimo tratto è abbastanza pianeggiante e colmo di mucche. Prendo dallo zaino le chiavi ritirate da Lino ed entro nel rifugio. Bellissimo. C'è una stufa. Sono veramente cotto. Però sono contento, un po' di silenzio totale. Bello. C'è una pace meravigliosa. Poi oggi è anche una giornata abbastanza relax dal punto di vista del camminare, quindi me la voglio proprio godere, anche con un po' di relax che ci vuole ogni tanto, no? Il percorso sale immediatamente sulla vetta del Monte Saccarello, scende al passo di Collardente, prosegue verso la bassa di Sanson, Porta Bertrand,
passa sotto al rifugio Montegrai e arriva a Colla Melosa, dove è situato il rifugio all'Avena. La prima cima è raggiungibile in pochi minuti di cammino. Su di essa si trova la statua del Redentore. Sotto sono presenti i resti delle batterie militari, costruite intorno al 1900. Sulla vetta del Monte Saccarello, la sensazione è indescrivibile. Il vento lava tutto il corpo e anche l'anima. È un momento di pura gioia. Dopo questo spettacolo alpino, inizia la discesa verso Passo di Collardente. Cammina, cammina e mi imbatto in un cartello per Realdo, paesino dell'entroterra ligure, in una posizione veramente particolare. La strada verso il rifugio all'Avena è decisamente panoramica, piena di colori e rocce spettacolari. Oltrepassato il Monte Grai, proseguo fino a Colla Melosa, dove restituisco le chiavi del rifugio Sanremo. Ero a tavola con 5 tedeschi e 2 svizzeri del cantone tedesco. E la cosa bella, veramente, che mi ha emozionato è capire quanto a queste persone piaccia l'Italia e anche quanto piacciono gli italiani, il loro modo di vivere, la loro vitalità. È una cosa che non mi aspettavo, devo dire la verità, e mi ha fatto piacere e sono sicuro che ha fatto piacere anche al nostro amico qua, il cane del rifugio, il mitico Charlie. La mattina seguente, partenza all'alba. Oggi c'è parecchio da camminare, ma la mappa ve la mostrerò dopo. Ci sono stati un po' di imprevisti. La giornata è stupenda e ci sono posti meravigliosi da scoprire. Il famoso sentiero degli Alpini, il Monte Pietravecchia, il Monte Toraggio. La sete di avventura è a mille. Ma c'è un ma. A sto punto mi sa che ho veramente sbagliato strada. Sto scendendo a Buggio. Dove stai andando, Mike? Non ci siamo. Però vediamo dove sbuco. Vediamo. Quindi volevo fare il sentiero degli Alpini. Sono finito a fare il sentiero delle Tane. Però non so perché mi sento che devo continuare per questa strada. Proprio me lo sento dentro. Scivolando su una pietra ho dato una facciata. Mi sono fatto male al naso. Nonostante ciò, il sentiero è piacevole e conduce proprio sopra a Buggio. Il colpo d'occhio ripaga di tutto. Angoli di Liguria intrisi di storia, scorci pittoreschi, sospesi nel tempo. La piazza della chiesa con il suo pontino è incantevole. Mi sa che il piano di oggi per l'alta via è saltato completamente. Sì. Scendo quindi su strada statale, passando sotto al paesino di Castel Vittorio, fino a raggiungere Pigna, altro borgo ligure noto per la sua bellezza. A questo punto, per raggiungere Rocchetta Nervina ci sono due possibilità: seguire la strada statale o risalire sull'alta via con grande dispendio di energie e il rischio di non arrivare con la luce del sole. Mi faccio coraggio. Tengo bene il ritmo tra i passi e i battiti cardiaci. Un po' di musica motivazionale nelle cuffie e si sale. Su, su, su. Fino a raggiungere l'alta via. Dopo pochi passi, però, un nuovo dubbio.
Per arrivare a Rocchetta Nervina si può salire verso il Monte Simonasso o scendere verso la Gola di Gouta. Il suggerimento di altri due camminatori mi convince a passare da Gouta. Comunque, se a qualcuno interessa una casa con albero di Natale incorporato, questa non è niente male. Se vabbè, ma invece di ste battute facci due rime. Quando scendi al ponte di Paù non puoi restare indifferente ai colori del torrente. È così attraente che vorresti farci un bel bagno, rinfrescandoti la mente. Ok, ora vi mostro sulla mappa il giro folle di oggi. Da Colla Melosa sono sceso a Buggio. Da lì sono arrivato a Pigna. Sono risalito come un matto a Passo Muratone. Ho deviato per Gola di Gouta sull'ex strada militare. Ho passato il ponte di Paù e mentre ormai è buio, raggiungo finalmente Rocchetta Nervina. Sono più o meno le 9. Ce l'ho fatta. Il mattino seguente piove con una certa insistenza. Dopo un po' la situazione migliora. Dal bed and breakfast l'antica macina mi dirigo nel centro di Rocchetta Nervina. C'è un'atmosfera particolare, piacevole, tranquilla, ritmata dallo scampanio piuttosto forte. Riprendo il cammino verso l'Alta Via. Si sale fino a Passo del Cane, poi superato il Monte Risetta, quasi si sorvola Dolce Acqua. Si prosegue raggiungendo il Monte Baraccone e passando sopra Camporosso si arriva infine alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. Il primo tratto può mettere in dubbio sulla direzione da seguire, ma individuato il sentiero giusto si raggiunge abbastanza rapidamente l'Alta Via. Dopo il temporale, il verde sembra ancora più verde e i panorami sono più nitidi. Si mostrano in tutta la loro bellezza. Che emozione passare sopra Dolce Acqua! Da questa prospettiva si può ammirare il suo splendore respirando i profumi degli uliveti e dei vigneti, dove raggiunge la maturazione quest'uva, probabilmente rossese. Mi sento come inseguito da un temporale, quindi accelero il passo. Finché non arrivo letteralmente sopra Ventimiglia. Le avvisaglie del temporale mi hanno raggiunto, ma io ho raggiunto la mia meta. Ce l'ho fatta! Sono arrivato a destinazione ed è un'emozione non facilmente descrivibile. Dopo aver mangiato qualcosa ed essermi un po' riabituato ad un ambiente cittadino, salgo sul treno che mi riporterà a casa. Dentro di me c'è un turbine di emozioni, ricordi. Quante volte mi sono perso? Qual è il posto più spettacolare di questo viaggio? Cos'è cambiato in me? Sono veramente grato per aver vissuto questa esperienza. Grato a me stesso per aver detto: mi prendo i miei spazi. Per 20 giorni sto sui monti. La natura intorno a noi è meravigliosa. Spesso non ci rendiamo conto di quanta bellezza ci circondi. Quanto sono importanti cose che a volte diamo per scontate, come l'acqua, la brezza che rinfresca, il sole che scalda, avere un letto, un bagno, saper apprezzare a fondo l'armonia delle piante e degli animali. E riscoprire i benefici nel respirare un'aria diversa, mettendosi anche in situazioni un po' scomode, ma vivendo intensamente. E quando hai raggiunto la meta passa un po' in secondo piano, perché quello che conta, davvero, è il nostro viaggio.
piacciono questi progetti, la mia musica, e vuoi sostenere queste iniziative, passa parola, condividi e iscriviti a questo canale. In ogni caso, grazie. Buon viaggio!